Ho gradito ospite Giorgio Diritti qui alla mostra, la settimana della critica con Zombie, un cortometraggio. Allora Giorgio, se io ti dico dalla Berlinale alla mostra di Venezia, cosa è successo? Un po' di cose. La tua vita passa da questi due È punti. successo che si è creato un vuoto, tra virgolette, ma la sensazione emotiva è stata come quando uno viene invitato in uno strepitoso ristorante, vai a tavola, aspetti il piatto più buono, lo mettono in tavola, poi ripassa il cameriere e dice: no, scusi, abbiamo sbagliato il track, e te lo porta via. Ecco, perché ricordiamo, volevo nascondermi il premio Helio, l'uscita in sala e poi L'uscita in sala di 2 giorni blackout. e solo al sud praticamente, e poi una lunga attesa, una lunga, per fortuna anche nell'attesa Cioè, di avete dei premi dimensione dei poi. premi, Globo d'Oro della stampa estera, miglior film, Nastro dell'anno, altre cose, però rimane una sensazione un po' di smarrimento, un po' così. Mi auguro che il film comunque continui. Adesso è riuscito a Ferragosto, e Sì. anche questo, se uno lo pensa al passato, dice: quando esce il tuo film a Ferragosto sembra una gag, dici: no, non è vero, invece sì. E peraltro si difende molto bene, perché ha comunque un rapporto di incasso, per quel che è possibile, con la dimensione del contingentamento delle sale, insomma, buono. Insomma, Sì, infatti. è addirittura primo nel rapporto copia Sì, tiene ancora incassi, benissimo. quindi, ma è potente, insomma. Infatti, quanto è importante essere fisicamente qui, visto che l'altro giorno è venuto Barbera e diceva fino a 3 mesi e mezzo fa nessuno, cioè Cannes era saltato e tutti, Ma io credo non che avrebbe scommesso sia. nessuno, diciamo, neanche 10 euro, penso. Ma io penso che sia importante, che questo coraggio, toccando sempre ferro, però sia uno dei segni di riconquista della vita, cioè di una quotidianità condizionata, grande attenzione, prevenzione, tutto, però ci insegna anche che possiamo provare a fare le cose e dobbiamo provare a farle, con appunto una certa preoccupazione, ma soprattutto una certa attenzione, ma anche con la gioia che dà il ritornare in una dimensione dove si può esprimere il cinema, l'arte, il teatro, eccetera, perché comunque sono quel qualcosa di cui ci nutriamo anche a livello di anima, non solo, diciamo, di necessità pratica, proprio di qualcosa che ci dà anche emozione. Le emozioni sono importantissime, secondo me, per riuscire a attraversare anche i periodi di grande difficoltà. Assolutamente. Senti, l'ultima domanda te la faccio. Vorrei sapere che spettatore sei, cosa ti piace, ecco, le ultime folgorazioni che hai avuto, i consigli che dai ai lettori di Otcorre. Guarda, spettatore vario, ho visto di recente un film, tra virgolette, piccolo e non molto conosciuto, che esce un po' così, sta uscendo, che si chiama L'Agnello, Ah sì, di un'opera Pirella. prima di Pirella, Che era la festa del e cinema di Roma l'anno scorso, esatto, vero? e devo dire che ho pensato: molto interessante, ho sentito in lui una potenzialità interessante. Quindi, poi sono uno spettatore che ogni tanto cerca appunto il cinema d'autore, ma si vede anche qualche serie che ogni tanto, cioè cercavo di, che ama ogni tanto leggere, perché è utile anche quello. Ma il tuo mito invece che è il tuo regista preferito, proprio quello Ah, che. faccio una lista, cioè non Ah, posso, cioè no, posso dirti da tu Truffaut devi a scegliere. Fellini, No, allora ma come facciamo, aspetta, faccio? È dai, facciamo il impossibile. gioco allora. Una sera a cena puoi invitare 4 registi, vivi o morti. Fellini sicuramente. Lo mettiamo a capotavola quello. Beh, penso di sì. Truffaut, È già. è un altro molto interessante. Sicuramente, adesso sto pensando, mi sposto verso gli Stati Uniti o altre parti. Beh, Kieslowski, che è un altro europeo in realtà, e ne voglio beccare uno di là, ma vorrei dire Kubrick sicuramente. Quindi Kieslowski, Truffaut, Fellini, Kubrick e Diritti che prepara e fa. Beh, una bella Farei cena. volentieri la cena, e poi sarei molto felice di ascoltare le loro chiacchiere in confronto anche delle differenti esperienze, del loro approccio. Però questi che ho citato, non a caso, oltre a essere dei grandissimi, però sono stati anche degli stimoli molto forti nell'ambito di quella che poi è la mia dimensione di fare cinema. Magari questa cosa non so quanto si vede, ma dentro. Ad esempio, l'aspetto psicologico di Kieslowski è una delle cose che mi ha rapito a suo tempo e che
io sempre cerco di tenere presente, su cui lavoro, diciamo, anche nel nascosto, in quello che nell'apparenza non si vede, ma sapendo che dà emozione o muove delle cose nei sentimenti delle persone. Giorgio Diritti all'Otcona, grazie Giorgio. Ciao a tutti. Per essere passato.